Buona giornata. Rai 2 ha pronta una domenica per voi su misura. Sentite quali sono i nostri progetti per oggi. Alle 15:40 in Eurovisione da Monte Carlo, uno scontro emozionante, la partita di rugby Francia-Italia. Alle 16:40 l'uomo dai mille volti, anzi l'uomo dalle mille voci, Gigi Sabani, ci presenta Chi tiriamo in ballo? In gara due discoteche vulcaniche, Marmellata di Venezia e Silver Moon di Martinscuro. Un appuntamento da non perdere per la serata è una grande occasione. Quella di oggi è la dodicesima famiglia in gara ed è anche l'ultima, quindi sapremo chi arriverà alla gara finale. E dopo il telegiornale, per una frizzante domenica assieme a Rai 2, ci rivediamo. Attenzione, questa cucina è sicura. Se la fiamma si spegne, il gas si blocca automaticamente. Cucine Per. Per una scelta sicura. Brigati che poi andiamo a cena! Mangiare, quando tutto funziona bene, ma a volte il fegato non collabora e l'intestino si concede soste lunghe, noiose, allora bocca amara, alito cattivo, senso di pesantezza. In questo caso può essere utile Parema, perché Parema contiene principi attivi vegetali che stimolano il fegato e favoriscono il buon funzionamento dell'intestino. È Parema, perché se il fegato è attivo stai bene tu e sta bene anche il tuo intestino. Sei pronto? Arrivo! Leggere attentamente le avvertenze. Erano secoli che non sentivo un profumo così. Ah, i Buongustai Findus. Bene, tra Buongustai ci si intende. Mi sento rinascere. Le lasagne, che buone! E che ragù! Edoardo, il tovagliolo. Devo assaggiarle anch'io. Buone, eh? E domani? Un altro piatto dei Buongustai Findus. Per chi nasce buongustaio. L'uomo del monte sa quando l'ananas ha raggiunto la perfetta maturazione. Solo allora potrà essere raccolto, perché avrà tutto il gusto e il profumo che ti aspetti. L'uomo del monte ha detto sì. Sì, al meglio. Sì, all'ananas del monte. Avvocato? Ehi, ma cosa fa? Ho giocato al totip e non ho fatto 13. Oh. Ma se al totip si vince col 12. E io non ho fatto nemmeno 12. Per me è proprio finita. Ma che finita, asinaccio. Al totip si vince anche con l'11. E io nemmeno 11. Mi butto. Fermo, fermo. Al totip si vince anche col 10. Guarda bene. Ho vinto! Visto? Asinaccio. Totip. Felici e vincenti. Totip! Moda. Bene, torniamo in studio e dopo TG2 stasera i nostri programmi proseguono con Moda, un programma di Vittorio Corona. La rubrica Protestantesimo, la trasmissione di questa sera è dedicata agli ortodossi, la più antica chiesa cristiana.
E per finire, un documentario del Dipartimento Scuola Educazione, Santorino, la prima Pompei, seconda parte.